Mi sono appena alzata, il tempo è bruttino, ma almeno non piove. Visto che devo uscire tutta la giornata, mi auguro che almeno mi risparmi dalla pioggia. Tra l'altro è tornato il freddo in tutte le città d'Italia, immagino, ma a Roma, cioè, considerando il clima di Roma, fa veramente freddo. Cioè, io non ricordo di aver utilizzato il Plaid a maggio altri anni. Adesso apro un po', apro la finestra e inizio la mia giornata. Tra l'altro volevo un po' flexarvi il nuovo colore che ho dato a letto. Io avevo lasciato col rosa, adesso ho comprato le federe da Ikea di questo bellissimo colore, un po' sabbia, mi piace un sacco. E niente, questo sarà il colore di maggio, perfettamente aderente con il grigiume fuori. Questa è la crew di stamattina per la skincare. Alcune cose solite, altre new entry con cui mi sto trovando bene. Stamattina la colazione è un po' strana, vi avverto, perché prevede questo coso qui, che io non ho idea di cosa sia, perché mamma Smile è appena passata, ma proprio letteralmente un minuto, per consegnarmi una cosa e mi ha fatto una sorpresa e mi ha portato la colazione, cioè questo, che io non ho idea di dove abbia preso e sotto che cosa sia. È molto invitante, ma non saprei chiamarlo, cioè letteralmente non saprei chiamarlo. Quindi, visto che stamattina tra l'altro sono un po' pigra e non mi andava di prepararmi le mie solite cose per la colazione, mi mangio lui, se riesco, perché è veramente grande. Posso dire che il mio tavolino è stupendo e mette di buon umore, posso prendermi, come dire, il merito di questo, vi giuro, nonostante fuori sia brutto tempo, a me vedere questa tavolata così per fare colazione mi mette veramente subito in un altro mood. Appetito a me con questo coso che non ho idea di cosa sia e il mio solito latte macchiato, sì. Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog. Oggi è, ve lo dico subito, ma lo devo leggere perché come sempre io non mi ricordo. Venerdì 19 maggio e sono le 8:45 della mattina. Io me la sto prendendo un attimo con calma perché ieri sera sono andata a letto tardissimo per finire di editare dei contenuti che non ho finito di editare perché era troppo tardi, e devo finire di editare adesso e poi consegnare alla mia agenzia che poi li consegna, insomma, al brand di riferimento. Essendo andata a dormire molto tardi, avendo lavorato fino a tardi, mi è sembrato praticamente di non aver dormito e non aver mai staccato dal lavoro, per cui stamattina volevo prendermi proprio una mezz'oretta per fare colazione con calma. Infatti mi sono svegliata cioè prima rispetto a quanto avrei potuto in realtà dormire, per vedermi metà episodio di Grey's Anatomy, bermi con calma il caffè e fare con calma appunto colazione. È stata una pessima idea quella di aver scelto di riguardare Grey's Anatomy, perché io sono in un periodo molto sensibile della mia vita, piango per qualsiasi cosa, non so se è il tempo, non so se è la stagione, non so se è la fragilità di questo periodo, ma io piango in continuazione, quindi finisco ogni episodio prende con i lacrimoni, anche se l'episodio non è poi così tanto drammatico. Non c'è niente a fare, io piango. E anche adesso mi sono fatta il mio bel piantarello di quattro lacrime e via, passa la paura. Comunque, vi racconto un po' qual è il programma della giornata. Innanzitutto è pregare che esca il sole, proprio primo step della giornata. Il tempo è veramente brutto. Spero almeno che non piova, visto che devo stare fuori tutto il giorno, circa le 2 del pomeriggio. Quindi, insomma, spero mi grazi oggi. Domani può fare quello che vuole, ma oggi. Stamattina devo lavorare a un sacco di cose, devo un sacco di consegne, devo appunto consegnare questi contenuti che ho mezzo finito di editare ieri sera, poi devo mandare dei documenti al commercialista perché questo è il periodo in cui le partite IVA pagano le tasse, quindi bisogna giustamente sbrigarsi a mandare tutto in tempo, quindi mi manca l'ultima cosa e poi in teoria ci sono. Poi devo prenotare il ristorante per questa sera, poi vi dico perché. Vorrei un po' riuscire a sistemare l'armadio perché raga, io ho fatto il cambio di stagione un paio di settimane fa, convinta che fosse già estate e invece come potete ben vedere non è estate. Per niente, quindi vorrei un attimino dare una sistemata perché avevo messo le cose male in fretta e furia pensando che fosse arrivato il caldo e ovviamente il caldo non è arrivato, quindi io mi ritrovo piena di toppe, di canottiere e non ho più praticamente niente per andare in giro adesso che non fa caldo per niente. Dopodiché devo scappare perché appunto alle 3, ricordo comunque insomma alle 3:30 mi sembra, abbiamo appunto con Ali lezione allo YED fino alle 6:30. Dopodiché mi vedo con Flavia perché ieri sera è tornata da Valencia, non in pianta
stabile, nel senso non per rimanere, però è tornata per trovare i suoi genitori e quindi ci vediamo. Sono molto molto contenta perché non la vedo da un po', insomma, dall'ultima volta che è stata qui. Quindi l'ultima volta, tra l'altro, mi sembra che ho vloggato, è stata l'ultima volta che ci siamo viste perché è l'ultima volta che è venuta in Italia. Quindi sì, stasera ci facciamo una cenetta io e lei di sushi, sono molto molto contenta. In realtà è una giornata frenetica per la prima parte della mattina e poi da quando esco più tranquilla e finisce super in bellezza. Quindi adesso io mi finisco il mio bel caffè latte, finendo questo episodio di Grace che mancano 10 minuti e poi mi metto al lavoro. Però posso dirvi, se c'è una cosa positiva, una, di quando c'è questo tempo, è che sono così poco concentrata nel guardare fuori e nell'essere pimpante che mi concentro un sacco sul lavoro. Per assurdo, le giornate così uggiose sono quelle in cui riesco a produrre meglio. Poi sono con un umore negativo, però ahimè produco di più. Perché ovviamente sono più concentrata così e meno sul questo. Raga, sono passate 2 ore dall'ultima ripresa che vi ho fatto. Nel frattempo ho ovviamente lavorato, consegnato tutti i progetti che dovevo e mi sono resa conto solo adesso che piove, non so se lo sentite. C'è! Non lo posso accettare, mi stavo andando a vestire adesso perché vedete sono ancora ovviamente in pigiama, perché lavorare in pigiama con questo tempo, devo dirvi, mi carica un sacco. Lo so, non il massimo della fantasia e soprattutto mi sono già vestita così tipo l'altro ieri, mi rivestirò così anche settimana prossima che è una cosa importante da fare, ma ho fatto il cambio stagione e non ho niente di invernale o comunque particolarmente caldo, quindi andrò vestita praticamente sempre allo stesso modo finché non farà caldo, questo è il mio piano. Comunque questi sono gli ultimi pantaloni che ho preso da Zara, che tra l'altro vi ho consigliato perché sono eccezionali, cioè i miei nuovi pantaloni preferiti jeans. Poi ho questa maglia sempre di Zara, che in realtà non è una maglia, è un body e è molto comodo, caldo, carino, non si è per niente rovinato, ce l'ho da 2 anni, mi piace sempre tanto, peccato che non lo ritrovo più per prenderlo in altre colorazioni. E poi come sopra volevo andare a mettere questa giacca qui di Oceans che mi piace ed è abbastanza calda ma non troppo invernale, quindi secondo me è perfetta per questo periodo. Quindi questo è l'outfit del giorno, però chiaramente come sempre i pantaloni me li metto prima di uscire, adesso mi lascio il pigiama per stare comoda. Comunque volevo dirvi che qualche giorno fa ho acquistato questo fondotinta di Giorgio Armani, il Luminous Silk, perché sui social ne parlano tutti, praticamente lo straconsigliano come un fondo molto luminoso che insomma dà un bel effetto alla pelle, poco mascherone nonostante sia a media coprenza. A parte vabbè il packaging bellissimo, molto elegante, è la prima volta che provo qualcosa di Armani Makeup, mi attirava molto, le recensioni erano per la maggior parte positive, quindi ho deciso di comprarlo. Spero che ne valga la pena visto che costa l'ira di Dio, ma sono veramente curiosa. Oggi non lo provo perché non ha senso farmi il mascherone per andare a fare lezione, però nei prossimi giorni assolutamente lo voglio testare. Fatemi sapere se poi vi interessa sapere che cosa ne penso e fatemi sapere voi se ce l'avete, che cosa ne pensate. Come sapete raga, ieri, sì mi sembra ieri, è uscita The Ferragnez 2 e siccome con Ali dobbiamo assolutamente fare il insomma un episodio del podcast su Mea Talk su Spotify, mi sto recuperando la serie perché ieri non ho avuto proprio tempo perché sono stata tutta la mattinata fuori, il pomeriggio ho lavorato, non ho avuto proprio modo. Stamattina vado abbastanza di corsa, ma in questi momenti morti in cui appunto mi trucco, mi faccio i capelli eccetera, invece di ascoltarmi un podcast o vedermi una serie così, mi guardo The Ferragnez così cerco di capire quali possono essere gli argomenti appunto da trattare nel podcast. E domani farò un chiusone per finire le puntate che sono uscite, che non sono tutte quelle che ci saranno, ma appunto solo quelle che hanno reso disponibili, in modo tale che iniziamo a fare una prima parte di podcast. Innanzitutto mi sento di dire che guardare The Ferragnez, specialmente la prima e metà della seconda puntata, che sono tutte incentrate sulla brutta malattia di Fedez, non sono state la mia migliore idea perché mi sono commossa mentre mi piastravo i capelli e è stato un brutto momento, nel senso io dovevo cercare di attenere per non rovinare il make-up che avevo appena fatto.
E niente, quindi penso che la continuerò stasera quando torno, stanotte quando torno, perché stasera l'ho detto esco fuori a cena, e quando torno tanto devo fare degli impacchi ai capelli e poi vi spiego. E approfitto, me la guardo sul divano struccata così che posso piangere qualsiasi cosa. Ora, stavo ragionando innanzitutto sul fatto che settimana prossima ho tre cose importanti da fare. Ho un evento domani, un evento martedì e poi devo salire a Milano di nuovo per un lavoro fighissimo che devo fare. Non posso dirvi niente ancora. Sì, perché questo vlog esce prima che andrò lì, quindi non ve lo posso raccontare, ma non vedo l'ora. Quindi la questione Milano non ve ne posso parlare, la lascio per quando sarà. La vedrete su Instagram, quindi mi raccomando, seguitemi anche lì. Per quanto riguarda l'altro evento che ho, è una prima di un film. Non vedo l'ora. La terza cosa invece ve la posso dire perché avviene domani e questo video uscirà dopo che sarà avvenuta questa cosa che voi avrete già visto. E cioè domani sera sono stata invitata al concerto di Paola e Chiara all'Auditorium della Conciliazione, quindi proprio al centro di Roma, vicino San Pietro per chi non lo sapesse dov'è. E sono molto emozionata, innanzitutto perché questo è il mio primo concerto post pandemia, quindi mi sento un po' impreparata alla cosa e poi perché sono contentissima, ci vado con mia mamma perché mi hanno dato l'opportunità di avere un più uno e volevo portare mia mamma perché a mia mamma piacciono e mi ricordo che quando ero piccola ballavamo le loro canzoni dentro casa proprio così con lo stereo, cioè proprio ricordi che conservo nel cuore. Non ho ancora deciso l'outfit, però pensavo, vi faccio vedere, sapete che non ho ancora deciso, però pensavo di mettere questo toppino qua che è di Oceans e qua ha le coppe, vedete? Pensavo di mettere questo con sopra una giacca e un pantalone dritto, un jeans, non lo so, magari anche il jeans che uso oggi, con questo, giacca nera, tacchetto. Secondo voi che dite? Perché loro hanno sempre questo mood molto celeste, cioè nella mia testa Paola e Chiara sono celesti, proprio nel trucco, nell'abbigliamento, eccetera, quindi questo mi sembrava adatto e poi era carino, un po' festoso. Quando voi vedete questo video io sarò già andata vestita, quindi vedremo come mi sarò combinata, però per adesso sappiate che vorrei mettere lui. Quindi ho una marea di vestiti sparsi in giro per i vari eventi che ho e le combinazioni che stavo provando a fare. Adesso però mi metto a sistemare l'armadio perché è ora, perché ho poco tempo prima di dover pranzare e poi uscire. Quindi Marti, è inutile che ti perdi in chiacchiere, è giunto il momento di fare una cosa che non vuoi fare. Sì! Vi prego, non fate caso al caos infinito che c'è. Devo andare un po' a sistemare, ma sappiate che non è facile perché ho un sacco di roba e non so più dove metterla. Però a mia discolpa posso dirvi una cosa importante perché questo va sottolineato, cioè che questo armadio, che come sapete se mi avete seguito dall'inizio di quando mi sono trasferita qui c'era già, cioè me l'hanno lasciato, essendo un armadio fatto da un falegname, cioè nel senso non è stato comprato e messo qua, ma fatto apposta, non c'è possibilità di comprare i pezzi, cioè non è che posso andare da Ikea e dirgli scusate, vorrei aggiungere, fare, costruire. Questo, siccome non è possibile, chiaramente io sono molto limitata in quello che posso fare all'interno dell'armadio e questo armadio è tanto bello, cioè a livello estetico secondo me, a me personalmente piace, ma ha un grosso problema e cioè, oh mio Dio, questa tutina quanto è bella, l'avevo totalmente dimenticata, non vedo l'ora, che poi l'ho già utilizzata da quando, cioè nell'ultimo periodo, però non so perché l'avevo rimossa, mi ha preso un colpo quando l'ho vista, quella di The Zenith che andava di moda l'estate scorsa, l'amo, non vedo l'ora di rimetterla. Comunque dicevo, questo armadio è bellissimo, per i miei gusti ovviamente, ma ha un enorme problema, cioè che è organizzato malissimo, cioè nel senso ha tantissimo spazio, perché comunque è grande, occupa tutta la parete, io sono una, quindi in teoria non ci dovrebbero essere problemi, e invece i problemi ci stanno, perché vi giuro, cioè vi assicuro, è veramente tanto, ripeto, organizzato proprio male e ha tantissimi punti ciechi, cioè inutilizzati, perché ad esempio sopra c'è tanto spazio, ma io sopra non ci arrivo, non ci sono cassetti, non c'è niente. Anche qui c'è tanto spazio, ma non ci sono tipo mensole o cassetti o cose per organizzarle, quindi devo ammucchiare uno sopra l'altro. E chiaramente io che sono disordinata comunque dentro, per questo io non vi mostro mai il mio armadio perché è un macello. Fatico a stargli appresso. Se voi avete consigli o idee, per favore, suggeritemeli perché io non so più, cioè questi sono i miei pantaloni, voi capite, ma io come, cioè, non so se vi rendete conto, qua, cioè io per prendere un pantalone, a parte che vabbè, possiamo, cioè io mi posso considerare fortunata solo perché ho una forte memoria fotografica, quindi mi ricordo le cose, ma se no me le perderei e comunque la maggior parte me le perdo perché non riesco a stare appresso a tutto.
anche questa mi potrei mettere al concerto di Paola e Chiara, se me la ricordo, perché adesso io la sistemerò e voi starete pur certi che io domani sera non avrò idea di dove l'ho messa. Questa è molto carina, l'avevo presa su About You quando faceva molto freddo e quindi ho detto la metterò quando farà caldo. Le ultime parole famose però è di Bershka. Molto bellina, ultimamente devo dire che Bershka fa un sacco di cose belle. Ad esempio sarebbe bello sapere perché nell'armadio dei pantaloni ci siano due giacche. Questa molto molto carina di Legere. Tra l'altro questa sarebbe perfetta in questo periodo, è solo molto difficile da abbinare perché guardate che carina, però è un po' di vellutino, non so se si percepisce dalla telecamera, quindi è bella ma difficile, un po' difficile. Mi era piaciuta ma pensavo di essere brava a vestirmi, invece non ero io quella persona. Eccola là, pure caduta, benissimo. L'altra invece è questa qui, sempre presa tutto, sempre preso tutto su About You tempo fa. Questa è di Pull & Bear e non l'ho ancora mai indossata. Sapete che vi dico, mo me la provo. Perché non so se lo vedete, ma questa è tutta, sì, si vede, è tutta pois, dove i pois sono di un tessuto diverso, un po' che riflette, ed è molto festosa come giacca. Infatti vedete, cioè la collezione era questa qui, molto appunto destinata alla sera. Vediamo come mi sta. È da tanto che non me la provo, quindi non ho idea di quale sia il fit. Non so se mi piace. Beh, non è male. Forse la manica è un po' lunga. Io non so mai se la manica si deve controllare da ferma o da così. Vabbè, comunque no, non mi sembra male. Ho un solo bottone qua che non verrà mai allacciato perché non mi piace poi la forma che dà al corpo. Però non è male, potrei valutarlo per qualche evento. Scusate, mi state facendo anche da specchio. Sì, non è male, non è male. Lo teniamo e lo mettiamo nell'armadio delle giacche dove devo sfruttarlo. E se non è nel posto giusto non lo trovo. Passiamo a mettere le giacche nel reparto giacche. Allora, qui non so se si vede, ma ci sono sia tutte le giacche e le camicie, insomma le cose appese, che delle buste, queste qui di Ikea che servono per fare il cambio stagione, e poi cose varie. Impicci per lo più, perché qui ancora non ho messo le cose proprio molto estive. Di solito qui fanno i costumi e quella roba lì che chiaramente ancora non ho tirato fuori. Allora, direi di mettere a posto le giacche. Qui c'è un buco, quindi le inserisco qui. Ok. Spero di farvi almeno venire voglia di sistemare l'armadio a voi. Spero che serva almeno a questo, questa fatica di oggi. Sinceramente direi che basta, non ce la faccio più, ho sistemato un'oretta, sinceramente avrei potuto sistemare di più ma non ho proprio il tempo, cioè avrei dovuto ecco sistemare di più, non potuto, non posso perché l'una e tra un'ora devo uscire, quindi direi che mi pranzo insomma con calma, vado un pelo avanti sui Ferragnez a questo punto così mi porto a vantaggio da domani, però una parte dell'armadio l'ho sistemata e nel frattempo mi ha anche chiamato il commercialista, quindi ho fatto veramente più di quello che mi ero prefissata di fare. Con la mia buonissima piadina, non l'ho bruciata veramente per un pelo perché mi sono distratta rispondendo al telefono. Vabbè, comunque questo è il mio pranzo, buon appetito. Tra l'altro penso che dopo ci andrò ad aggiungere dei pomodori che però devo ancora lavare, quindi li faccio dopo. Spero si veda bene, questo è l'outfit, io mi sono preparata perché tra 5 minuti, proprio 5 minuti di numero, devo essere fuori di qui. Ho messo i pantaloni jeans che vi ho fatto vedere stamattina, questi di Zara a vita alta, molto bellini perché rimangono stretti in vita. Vabbè, il body che avete visto bianco sempre di Zara, questa giacca di Oceans Apart che mi piace molto. La borsa è di mia mamma, me l'ha prestata, io le ho prestato una delle mie e lei mi ha prestato questa di The Bridge che le hanno regalato qualche anno fa per il suo compleanno e le piace molto, devo dire piace molto anche a me. E vabbè, i capelli sono questi e questo è, tra l'altro qui dentro questo è molto grande, c'entra anche l'ombrello così sto tranquilla perché il tempo non riesco a capire se verrà a piovere ancora o no. Ok, vi ho fatto vedere le scarpe, aspettate, sono le Alexander McQueen che secondo me ci stanno bene perché sono bianche, riprendono il body e c'è questa parte nera che riprende la giacca e la borsa. Tra l'altro volevo dirvi che questa è la penultima
Sì, è la penultima lezione allo IED. Prossimo venerdì c'è l'ultima e poi anche il corso di quest'anno è finito. E poi i primi di luglio i ragazzi hanno l'esame. Come al solito mi sono accorta di aver fatto prima del previsto, quindi volevo far vedere come ho cambiato i piercing alle orecchie. Mi sembra tra l'altro proprio l'ultimo vlog che vi ho fatto, eravamo rimasti che io avevo da qualche tempo in realtà, da un pochino, fatto i buchi, ma che ancora non avevo sostituito gli orecchini che mi erano stati messi con quelli che avrei voluto mettere. Quindi, visto che invece le orecchie sono state aggiornate da allora anche due volte, volevo farvi vedere come li ho sistemati, visto che è un argomento che vi è interessato tantissimo, non pensavo, e invece spessissimo mi chiedete ancora sotto a quel video, soprattutto in direct su Instagram, tipo Marti, ma alla fine come hai agghindato le orecchie? Quindi ne approfitto, visto che sono di un paio di minuti in anticipo e li perdo insomma insieme a voi, vi faccio vedere la situazione. Dunque, qua sull'orecchio sinistro ho deciso di fare questo, quindi ho messo 1, 2, 3 e 4 cerchietti semplici normali, questi sono di Pure Lei che non si ossidano, rimangono sempre così. Poi ho messo qua questa bellissima coccinella portafortuna, molto carina, tutti dorati ovviamente, di Momenti d'Oro. Poi qui di Dega, che è il posto dove prendo tutti i miei piercing, ho questo cerchiettino e sempre suo ho anche la luna. Guardate che bello, scusate mo si è arrossato perché mi sono prima grattata qui e cioè non sapevo dover fare questa ripresa e quindi niente, l'orecchio è un po' rosso, ma sappiate che sta bene, stanno benissimo. Di qua è sempre complesso, però in realtà come vi avevo già accennato in quel video, i due nuovi, cioè questi due con il fiore, li ho lasciati perché mi piacevano tantissimo. Ho soltanto anche lasciato questi due che c'erano l'altra volta, questi cerchietti di Momenti d'Oro, e ho messo questa qui sempre di Momenti d'Oro per cambiare, per essere un po' più estiva e abbinata all'altro orecchio. Questo è tutto. Eccomi riunita a Ali. Eccoci. Penultima lezione in arrivo allo IED. Siamo arrivate, tra l'altro è uscito un timido sole, ma non durerà. Poco, sì. Non durerà. Beh, io, guarda, l'unica cosa che chiedo è che non piova a rientro. Poi per il resto, sì. Muta. Zitta. Speriamo, io spero pure stasera che devo uscire, non vorrei prendermi, prendere la pioggia. Sì, non promette bene effettivamente il tempo. Però fa caldo. In questo istante sì. Che finto questo sole. Finita così. Cosa avevamo detto? Basta che non piova all'uscita. Esattamente quello che sta accadendo. Almeno oggi non abbiamo finito tardi. Quindi, insomma, sono le 6:45, credo. Insomma, ci siamo trattenute poco. Poco, sì. Poco. Rispetto agli standard. E anche la penultima è andata. La prossima lezione, tra l'altro, è la nostra preferita. Sì. Quindi siamo molto, sì, molto contente. Non vediamo l'ora di farla. E ci teniamo il meglio per ultimo. Oddio, un piccione. Dopo giuro che vi spiego. Giuro. Tappa immancabile ovviamente in libreria prima di andare. Questa è stata la nostra buonissima cena, mamma mia, mi riviene fame solo a guardare. Abbiamo preso per lo più sushi, niente, mi sembra quasi di cibo cinese, tutto molto buono, e poi abbiamo concluso con i mochi. Lei al tè verde, io al mango, li amo un sacco. Buonasera raga, io sono tornata a casa adesso, considerate che sono le 11:45. Siamo state tantissimo fuori, nel locale praticamente eravamo rimaste solo io e Flavia, ma avevamo troppo da aggiornarci, quindi abbiamo più chiacchierato che mangiato. Devo dire che non sono nemmeno piena di sushi. La prossima volta che ci vedremo sarà tra tantissimo tempo, infatti sono molto triste perché lei deve fare dei convegni da donna super in carriera e ovviamente starà fuori, in più starò fuori io a un certo punto per lavoro, cose che poi vedrete a giugno, e quindi le nostre agende non riescono a incastrarsi, quindi magari l'andrò a trovare io a Valencia, spero, perché voglio vedere anche la casetta che ha preso lì, eccetera. Comunque, prima di farvi vedere le cose che ho comprato, volevo struccarmi, perché comunque sono truccata stamattina, ho bisogno un attimino di stare con la pelle riposata, e poi perché già domani mi ritrucco, visto che domani sarà il concerto di Paola e Chiara. Mi strucco e poi soprattutto voglio fare un impacco ai capelli con dei prodotti nuovi che mi hanno mandato, che non ho ancora avuto modo di provare, e io volevo provare insieme a voi visto che oggi siete con me. Skincare finita, questi sono i prodotti che sono andata ad utilizzare. Ve li faccio vedere perché ogni tanto, insomma, ve lo chiedete, vi interessa, quindi ve li mostro. Questa la sto amando, di Nutrod, è una crema notte molto idratante.
Passiamo ai capelli. Il prodotto che voglio andare a utilizzare sui capelli è questo, perché Aveda mi ha mandato queste tre cose: questo per il giorno, questo foulard che poi vi spiego a cosa serve, e questo per la notte. E ovviamente, essendo notte, voglio andare a utilizzare questo, che dovrebbe essere un prodotto da mettere prima di andare a dormire sui capelli, dalla radice alle punte. Lo si fa asciugare, insomma, agire durante la notte. Si coprono i capelli o con un foulard che mi hanno gentilmente offerto loro, che serve a questo, o con quello che volete, insomma. E la mattina, quando vi svegliate, avete i capelli molto più idratati, morbidi, non crespi. Non serve che li laviate. Ora, io domani mattina devo fare la doccia, ma è un altro paio di maniche, però visto che appunto non l'ho mai provato e non so se magari mi va a un pochino sporcare i capelli, voglio provarlo una sera che so che domani comunque li lavo. Allora, qui dice applicare sui capelli asciutti o umidi, ben asciutti, dalle radici alle punte prima di coricarsi. Non risciacquare, la mattina acconciare i capelli come di consueto. Io abbondo un po', tanto, come vi ho detto, domani io me li lavo. Poi vi aggiorno sui vari social e se voi l'avete provato o provato prodotti simili fatemi sapere. Come potrete notare c'è stato un piccolo change perché mi ero dimenticata di mettermi il pigiama. In realtà sotto già ce l'avevo, ma sopra no. Quindi messa la maglia del pigiama, adesso volevo capire come mettere sopra questo foulard bellissimo che mi hanno mandato. Guardate che bello! Questo è il risultato finale. Per favore abbiate pietà di me, questo è il massimo che io sia riuscita a fare con il foulard. Era la prima volta che provavo a metterlo così. Io di solito lo porto al massimo in estate come bandana, ma basta, non l'ho mai provato a mettere su tutti i capelli così e non avevo idea di come si facesse, e questo è il massimo che sono riuscita a fare. Ma siccome non mi tira, non mi dà fastidio, sinceramente io tenterei di dormire in questo modo. Se poi ovviamente avete consigli su come metterlo meglio, per favore datemeli nei commenti, perché urge il vostro aiuto, cioè non so se vi rendete conto come sto andando a dormire. Vi aggiorno poi su quale sarà il risultato, e ci tengo a dire una cosa perché sennò sembro strana. Se vedete qua della luminosità, cioè se mi vedete che rifletto con questo lato del naso, è perché ho due patch per i brufoletti, perché mi sono venuto appunto due brufoli sul naso, e siccome, come sapete, il naso io non lo tocco perché ho paura di farmi male, quindi non spremo niente, non li tolgo, non faccio nulla, metto solo patch per i brufoli. Quindi, visto che ne avevo due che mi sono venuti e non posso farci niente, ne ho messi due. Quindi se mi vedete un po' luminosa, un po' strana, qui ho rosa, è per questo motivo. Comunque, no! Cosa sta facendo questa ciocca? Come ha usato? Ci siamo, vi faccio vedere subito il mio shopping delle tre cose che ho preso. La prima che ho preso è stata da Reseller Store di Apple. Vi faccio vedere cosa, ma niente di elettronico, non vi preoccupate. Ho preso semplicemente una nuova cover per il Mac, perché la mia vecchia, uno, pesava tantissimo, due, non aveva una cosa che ho scoperto essere essenziale ultimamente, ovvero il, diciamo, una sacca che contenesse anche il caricabatterie del Mac, appunto del computer, perché per viaggiare è molto più comoda, e siccome a giugno devo fare un po' di cose di lavoro, volevo sostituire appunto la mia vecchia cover con una un po' più, a parte di un altro colore, perché l'unica che avevo, che è quella che mi avete visto sempre, l'ho comprata tipo nel 2016 o nel 2017, insomma una vita fa, e non l'ho mai cambiata, perché io ne compro una e poi quella rimane finché non si rompe, e non si è mai rotta perché l'ho sempre trattata bene in tutti questi anni. Però appunto adesso ho capito esattamente che tipo di cover cercassi, e me ne serviva una innanzitutto un po' meno pesante, perché quell'altra che ho pesa veramente un sacco, e poi soprattutto volevo che avesse una tasca, e questa, come potete vedere, ha la parte sia per il computer, in più dentro è tutta felpata morbidissima, quindi il computer starà meglio di me, e poi ha questa tasca con la zip, vedete, dove potete mettere il caricabatterie, quindi molto comodo, non tocca minimamente il computer, quindi non lo rovina. Questa marca qua, se vi può essere utile. Questo è il costo e così. Volevo farvi anche il paragone con la mia vecchia. Questa era la mia vecchia. Vi assicuro che forse non si vede tanto, ma è molto più pesante, molto più spessa, e non aveva nessuna tasca, proprio nessuna. Invece ho scoperto che mi serve, soprattutto in un'ottica di viaggio, è molto più comoda. Poi sono passata in libreria e ho preso questo. Allora, voi non avete idea da quant'è che questo libro mi perseguita. Cioè, lo vedo ovunque, su tutti i social mi escono decine e decine di contenuti a riguardo, al che mi sono detta, ok, lo voglio leggere, è un caso di
editoriale e vi giuro che lo stavo per comprare la versione in inglese, perché io lo vedevo sempre solo con il titolo in inglese, perché appunto ovviamente lei è americana. Oggi proprio mi è capitato davanti e ho detto no vabbè, hanno fatto anche la traduzione in italiano, non avevo idea che fosse uscito anche in Italia, e visto che appunto me lo sono trovata davanti ho detto ok, prendiamolo. Mi attira tantissimo, sia perché questa attrice comunque penso come insomma tutti quelli più o meno della mia età l'hanno vissuta, nel senso ha fatto parte secondo me della vita di tutti noi in qualche modo, e perché la sua storia è molto famosa, cioè questo libro è diventato un caso editoriale, vi ripeto, di questo rapporto con sua mamma molto travagliato. Sapete, io invece ho un bellissimo rapporto con mia mamma e quando ho letto questo titolo la prima volta mi si è spezzato il cuore per entrambe. Ovviamente io non conosco la storia perché non ho voluto leggere né spoiler né niente, quindi insomma immagino che lei avrà le sue ragioni, quindi non mi permetto assolutamente di giudicare, però ecco, mi ha colpito tantissimo e mi è subito dispiaciuto per entrambe le parti, e quindi ho voluto prenderlo per leggerlo. Non vedo l'ora, anzi penso che l'inizio proprio stasera, perché mi incuriosisce moltissimo. Mi dispiace solo che non si veda bene il colore, perché è veramente una bella copertina, hanno fatto un ottimo lavoro, è di un giallo bellissimo. Qui sembra un giallo tristissimo, invece vi assicuro che, non so come farvelo vedere, è proprio un bel giallo. Vabbè, fidatevi di me, è bellissimo, è proprio bella anche la copertina. Lui, fatemi sapere se l'avete letto e che cosa ne pensate, senza farmi spoiler. Infine ne ho approfittato per prendere un piccolo regalino a Lorenzo, perché Lorenzo è un grande appassionato di Guinness, ma proprio a dei livelli importanti, e siccome ho visto questa, cioè avevano proprio in libreria un reparto intero dedicato alla Guinness, di tantissimi impicci di vario genere, siccome lui ama le tazzine da caffè, le colleziona come le colleziono io, infatti spesso quando me ne arriva qualcuna da qualche brand vorrebbe rubarmele, me lo dice sempre, ho visto questa che non ha, e non c'entra nulla con la birra ovviamente, però non lo so, mi è sembrata molto molto carina, mi è piaciuta, nera, bianca, non lo so, è proprio bella, cioè se non fosse che l'ho presa per lui me la ruberei io, quindi bellina, niente, gli ho preso una tazzina, gliela incarto e gliela do come regalino così, come sorpresa. Mi sono messa gli occhiali perché adesso il mio programma è, nonostante sia quasi luna, ma la notte è giovane, il programma è di vedermi mezz'ora di puntata di Ferragnez, perché mi devo portare avanti altrimenti non riesco a finirle, e mi serve finirle, ve l'ho detto per lunedì perché dobbiamo registrare il podcast di Mea e io devo avere il tempo non solo ovviamente di vederla tutta, ma di vederla con calma e di prendere un po' di appunti e segnarmi ogni tot delle considerazioni che faccio. L'avevo fatto anche, non so se vi ricordate, nei vlogmas di 2 anni fa, quando appunto era uscita la prima stagione dei Ferragnez, ero stata lì con live ad assegnare tutte le cose che notavo eccetera eccetera, devo fare la stessa cosa. E poi, visto che sono troppo curiosa di iniziarlo, mi inizio lui. Non so se ci sono, cioè sicuro ci saranno i capitoli, però non so quanto sono lunghi. No, mi sembra molto piccolini, no, perfetti, 4 pagine da quel che vedo, alcuni un poco più lunghi, ma insomma non capitoli da 60 pagine, perché io non so voi, ma io leggo per capitoli, se no non ci capisco niente, quindi se i capitoli fossero stati troppo lunghi ovviamente non sarei riuscita a leggere il primo. Invece essendo corti ci riuscirò, quindi lo voglio iniziare, perché veramente è almeno un anno che vedo contenuti su questo libro, quindi sono molto molto curiosa. Io non vedo l'ora che sia domani sera per il concerto, soprattutto sono molto contenta che abbiano invitato me. Ripenso a quante volte ho contato vamos a bailar, stendiamo un velo pietoso. Spero che questo vlog vi abbia intrattenuto e tenuto compagnia nonostante fosse brutto tempo e quindi il mio umore non fosse proprio al top 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 top. Insomma, mi faceva piacere che questo video del lunedì, visto che ve ne sto postando solo uno, per la prima volta in 10 anni che facciamo YouTube insieme, volevo fosse un video carino, insomma mi sto impegnando per questo video del lunedì, spero si noti, spero siate apprezzate. Vi mando un grande bacio, un abbraccio e noi ci vediamo alla prossima.